Questa edizione è stata un'edizione particolarmente felice per due motivi. Primo, perché rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un maggior numero di iscritti, e seconda cosa importante, perché siamo stati ospiti di un luogo sacro per l'arte, che è il Museo d'Arte Contemporanea di Roma. Abbiamo avuto quattro sezioni come l'anno scorso, quest'anno alcune sezioni sono cambiate: Vertical Open, una sezione in cui si può raccontare quello che si vuole, Vertical Woman, una sezione in cui si richiede che il tema sia incentrato, diciamo, nell'ambito, nel mondo femminile, Vertical Smart, quindi opere girate esclusivamente con lo smartphone, e Vertical Care, opere che trattassero argomenti legati al sociale, all'impegno sociale, alla sostenibilità. Rispetto all'anno scorso, in cui siamo stati sorpresi dalla quantità e dalla qualità dei film, quest'anno abbiamo fatto, o meglio, i ragazzi, le persone che hanno partecipato, hanno fatto davvero molto molto di più. Sono arrivate delle opere bellissime, la qualità si è alzata tantissimo. Senti, falla finita e dormi, che domani devi andare pure a lavorare alle 8. Experimenting new stuff is not one of my goals. Sta nascendo anche un nuovo linguaggio, nato con i social, nato quindi con la grammatica della chat, per dirsi, no? Molti, anziché parlarsi al telefono ad esempio, preferiscono dialogare scrivendo in chat oppure registrando dei messaggi vocali. Ecco, questo modo di comunicare è diventato parte integrante della narrativa dei corti che sono arrivati al festival, cioè quindi c'è un modo nuovo di raccontare le cose, cioè si passa da un dialogo come sto parlando io adesso e si continua con una chat oppure si continua con un messaggio vocale. Questo è un modo di scrittura che è stato utilizzato in molte delle opere che sono state consegnate al festival, a sottolineare il fatto che non è solo il quadro verticale, ma all'interno di questo contesto si inserisce anche un modo di narrare, di raccontare, che è sicuramente inedito e nuovo ed è legato alle nuove tecnologie.